Oggi chiudiamo l'argomento delle modulazioni analogiche, confrontando i sistemi di modulazione analogica che abbiamo studiato finora in termini di due parametri piuttosto importanti: l'efficienza in banda e l'efficienza in potenza. L'efficienza in banda la misureremo tramite il rapporto banda occupata sul canale diviso banda del messaggio. Chiaramente maggiore sarà alto questo rapporto, che è chiamato indice di espansione, coefficiente di espansione in banda, minore sarà l'efficienza della modulazione. Il secondo parametro importante che andremo a valutare sarà l'efficienza in potenza, e la misureremo tramite il guadagno di demodulazione, che sarà il rapporto fra le SNR in uscita al demodulatore rispetto all'SNR in banda base. Ok? Quindi l'efficienza in banda la misuriamo tramite il coefficiente di espansione in banda, cioè il rapporto tra la banda occupata sul canale e la banda del messaggio. Maggiore questo rapporto, più banda viene occupata sul canale, meno efficiente la modulazione in banda. L'efficienza in potenza la valutiamo tramite il parametro guadagno di demodulazione, che è il guadagno consentito dalla modulazione. È definito come? Lo definiamo come il rapporto tra l'SNR in uscita al demodulatore e l'SNR in banda base. Maggiore questo rapporto, a parità di potenza trasmessa, e maggiore sarà il guadagno. Viceversa, a parità di rapporto, o meglio, fra due modulazioni di cui una garantisce un SNR in uscita maggiore rispetto all'altra, allora saranno caratterizzate da un guadagno di modulazione differente. A parità di guadagno di modulazione, la prima richiederà una potenza trasmessa più bassa, perché garantisce un SNR in uscita maggiore, e quindi posso avere, per avere lo stesso guadagno di modulazione, posso abbassare la potenza trasmessa. Quella modulazione sarà più efficiente in potenza, perché necessita di una potenza trasmessa più bassa per ottenere lo stesso guadagno di modulazione. Sarà una tabella molto semplice in cui valuteremo questi due numeri per 3-4 formati di modulazione che abbiamo studiato, ma questi 3-4 numeri non hanno un granché di senso se non vengono confrontati con il limite teorico. Ok? Ad esempio, se un formato di modulazione dà come indice di efficienza in banda un certo valore x e l'altra da un certo valore y, allora non so dire quale dei due è davvero. Chiaramente quella che ha un guadagno di modulazione maggiore è quella più efficiente in potenza, ma di quanto è più efficiente? Della quantità y-x. Ma chiaramente questo y-x ha un significato se il limite superiore a cui si può arrivare sta qui. Allora si vede che la modulazione 2 è molto più efficiente della modulazione 1, perché ha un guadagno di modulazione molto maggiore del primo ed è quasi vicino al limite teorico. Viceversa, se il limite teorico non sta qui ma sta qui, allora capite bene che è vero che la seconda è più efficiente della prima, ma in realtà sono entrambe molto inefficienti. Quindi sarà molto importante anche capire qual è il limite, in modo da andare a porre questi indici appena trovati e a guardarli con la giusta luce, sotto la giusta luce. Il limite viene dato dalla teoria dell'informazione, e quando avete a che fare con un canale c'è un teorema che si chiama teorema della capacità di canale, che ci dice qual è il massimo tasso di trasmissione su quel canale. In particolare, l'abbiamo visto nella introduzione al corso, esiste una grandezza che si chiama capacità di canale, che ha come interpretazione il massimo rate a cui si può trasmettere su quel canale per avere una trasmissione affidabile, dove per trasmissione affidabile si intende una trasmissione con probabilità di errore piccola a piacere. Bene, nel caso di un canale gaussiano, quindi segnale ricevuto uguale segnale utile più rumore gaussiano, a banda limitata, e la banda è W, e a potenza limitata, quindi con vincolo di potenza, la capacità di quel canale è banda log 2 di 1 più SNR, ed è espressa in bit al secondo.
affinché una trasmissione sia affidabile, il suo rate deve essere minore della capacità del canale. Ora vediamo come sfruttare questo risultato della teoria dell'informazione per ricavare il bound che stiamo cercando. Ricordiamoci che qui vogliamo valutare il guadagno di demodulazione, quindi andremo a vedere il canale prima e dopo il demodulatore. Nelle trasmissioni uno vuole trasmettere un messaggio e per trasmetterlo non lo manda direttamente sul canale, trasmissione in banda base, ma lo modula in modo da adattare il messaggio alle caratteristiche del canale. Il blocco che lo modula si chiama modulatore. Il segnale uscita l'abbiamo indicato con XT, che va in ingresso al canale. Il segnale ricevuto RT, del modulatore. Stima del messaggio trasmesso. Vogliamo che MT sia cappuccio sia il più simile possibile a M. Spesso abbiamo visto che M cappuccio è uguale a M più un errore, che è il rumore che ossiamo. Come vedete possiamo definire due canali, uno all'uscita del modulatore e all'ingresso del demodulatore. E per questo canale, che è un canale gaussiano perché l'abbiamo sempre modellato con rumori gaussiani in ingresso, bianco, la capacità garantita da questo canale è quella evidenziata di sopra. Ma possiamo anche guardare il canale prima e dopo, prima del modulatore e insomma includendo i blocchi che fanno la modulazione e la demodulazione all'interno del canale, definire un nuovo canale end to end, perché poi l'utente che trasmette il messaggio vede questo, manda un messaggio e l'utente che lo riceve, riceve M cappuccio, quindi vede questo canale. E questo canale avrà un'altra capacità, perché è un altro canale. La sua espressione sarà sempre un canale gaussiano. Avrà un vincolo di banda e un vincolo di potenza, perché la potenza trasmessa è sempre la stessa. Tuttavia qui abbiamo fatemi scrivere prima così e poi andiamo a correggere. Cominciamo a fare qualche ipotesi. La prima è che il blocco che fa la modulazione e la demodulazione sono blocchi ideali che non deteriorano il segnale e quindi la capacità di questo nuovo canale non risulta ridotta dalla non idealità del blocco che fa la modulazione e la demodulazione. Quindi la capacità qui, che è il massimo rate a cui potete trasmettere per avere una trasmissione affidabile, è la stessa che avete qui, non è ridotta. Quindi fatemi indicare lo stesso termine, C e C. Poi qui abbiamo banda log 2 di 1 più SNR. Io qui ho scritto banda log 2 di 1 più SNR, ma bisogna vedere di quale banda e di quale SNR stiamo parlando. Qui abbiamo a che fare col messaggio, e quindi ci metto la banda e il messaggio. E abbiamo l'SNR in uscita al demodulatore, che abbiamo chiamato SNR. Qui invece stiamo sul canale, quindi la banda è quella non W del messaggio, perché voi avete una banda maggiore a disposizione sul canale, sia B con C. E qua ci dobbiamo mettere la banda disponibile sul canale. E qui abbiamo un altro SNR, quello all'ingresso del demodulatore. Fatemelo chiamare in ingresso, che è quello che vorremmo far apparire a breve. Thank you.
come detto, se modulatore e demodulatore sono sistemi ideali, il massimo rate all'ingresso del canale e uscita del canale e il massimo rate di trasmissione ingresso del modulatore e uscita del modulatore sono uguali. Quindi avremo che quelle due quantità sono uguali, e cioè avremo che di un C log 2 di 1 più SNR l'ingresso al demodulatore è uguale a W log 2 di 1 più SNR in uscita al demodulatore. Va bene? E come vedete già comincia a apparire un parametro che è importante, perché qui abbiamo B con C, qui abbiamo W, se dividiamo ambo membri per W ottengo B con C su W, che è il coefficiente di espansione in banda. Dobbiamo soltanto cercare di far apparire anche l'SNR in banda base da qualche parte, perché qui per avere il secondo indice, che è il guadagno di demodulazione, vogliamo il rapporto tra l'SNR in uscita al demodulatore e l'SNR in banda base. Qui vedo l'SNR in uscita al demodulatore, ma qui non vedo l'SNR in banda base, vedo solo l'SNR in ingresso al demodulatore. Tuttavia, se ci pensate, l'SNR in ingresso al demodulatore è la potenza ricevuta diviso N0 per la banda. La banda di chi? Del segnale in uscita al canale e in ingresso al demodulatore, quindi è una banda di B con C. Il rumore è maggiore perché la banda è maggiore, quindi prendo più una porzione maggiore di frequenze, fra virgolette, sporcate da rumore. Questo è molto simile a SNR in banda base, se solo qui avessi W invece di B con C, la banda del segnale N. Ma posso tranquillamente moltiplicare e dividere il W. E ora questo oggetto qui, potenza ricevuta diviso N0 W e l'SNR in banda base. Mentre al denominatore rimane il coefficiente B con C su W. E quindi siamo riusciti a esprimere, a far uscire fuori anche l'SNR in banda base. Possiamo quindi rielaborare questa espressione scrivendo l'SNR in uscita in funzione di tutto quello che c'è di qua, e otteniamo che l'SNR in uscita al demodulatore è 1 più SNR in ingresso, che si chiama SNR in banda base diviso B con C su W. W lo porto qui sotto e va a esponente di 1 più SNR. E poi ricordate che questo è 1 più SNR, quindi meno 1. Ecco la relazione che lega l'SNR in uscita al demodulatore all'SNR in banda base e alla banda W. Scusate, al coefficiente di espansione in banda di con C su W. Ok, questo è il massimo SNR che vi potete aspettare, oltre questo non potete andare, perché abbiamo trovato questa relazione partendo dal massimo rate a cui potete arrivare. Come vedete, l'SNR in uscita dipende dal SNR in banda base, quindi maggiore è l'SNR in banda base, cioè maggiore la potenza che avete a disposizione, maggiore sarà l'SNR in uscita al demodulatore. Tuttavia, per aumentare l'SNR in banda base non è necessario agire soltanto l'SNR in uscita, non siete costretti ad agire soltanto sull'SNR in banda base, cioè aumentare la potenza trasmessa. Avete anche un altro parametro, la banda occupata sul canale. Infatti, questa funzione è crescente nel rapporto B con C su W. Se voi aumentate la banda occupata sul canale, quindi fate crescere B con C, l'SNR in uscita al demodulatore cresce. Quindi c'è un altro metodo per fare
aumentare l'SNR in uscita del modulatore, che non prevede di toccare la potenza trasmessa, ma di aumentare la banda occupata sul canale. E questo è proprio quello che fa la modulazione, le modulazioni angolari. Lo abbiamo visto, le modulazioni angolari riescono ad aumentare l'SNR in uscita del modulatore senza toccare la potenza trasmessa. Il prezzo da pagare è un aumento della banda occupata. Tuttavia, anche aumentando la banda occupata non si può arrivare a aumentare l'SNR ad infinito. A un certo punto si satura. E in particolare è interessante valutare questo limite teorico che abbiamo ricavato qui quando la banda occupata sul canale è infinita, scusate, quando la banda lì a disposizione sul canale è infinita. Cioè, supponete che il canale è davvero a VGN, quindi c'è il rumore di cassino bianco, e non avete limite di banda, potete andare da meno infinito a più infinito sulle frequenze. Quindi il canale ha banda passante infinita ed è tutto per voi. In quel caso io aumento la banda occupata e la mando a infinito in modo tale da garantirmi il massimo SNR. Cioè faccio tendere a infinito la banda occupata sul canale, cioè il rapporto B con C su W. Ma se mando a infinito questo rapporto, qui abbiamo 1 più una costante diviso x elevato a x per x che tende a infinito. Questo limite è l'esponenziale di questa costante. Quindi, di qualsiasi modulazione voi stiate parlando, l'SNR in uscita del modulatore non può superare questa quantità. Ci si può al massimo avvicinare, e ci si riesce ad avvicinare soltanto se avete una banda molto grande a disposizione. A questo punto possiamo fare un disegno che ci fa vedere un attimo l'andamento del guadagno di demodulazione per vari formati di modulazione che abbiamo visto finora. Se rappresento l'SNR in uscita al demodulatore sull'asse Y in decibel, come norma, come consuetudine fare, e l'SNR in ingresso in banda base sull'asse X sempre in decibel, allora il limite teorico è quell'oggetto lì e ha un andamento di che tipo? Esponenziale. Quando l'SNR in banda base va a zero, l'SNR uscita va a zero. Quando l'SNR in banda base va a 0 dB, e per 0 dB intendo che in naturali fa 1 l'SNR in banda base, l'SNR massimo in uscita del modulatore è E-1, che in decibel fa un numero 10 log 10 di E-1, quindi 10 log 10 di 1,7. Vabbè, saremo da qualche parte qui, ok? E poi dopo cresce molto velocemente, quindi farà una cosa del genere. Questo è il limite teorico, al di sopra di questa curva non ci si può trovare, si può rimanere soltanto al di sopra, quindi questa zona qua è interdetta.
L'SNR invece in uscita al demodulatore, garantito dalle modulazioni di ampiezza a doppia semibanda e a singola semibanda, erano semplicemente l'SNR in banda base, se vi ricordate. E quindi abbiamo SNR in uscita uguale SNR in banda base, retta a 45 gradi. Questa è la DSB, ma anche la SSB. La M invece come era fatta? L'SNR in uscita al demodulatore per una modulazione M era SNR in banda base per efficienza di modulazione, che era un coefficiente compreso fra 0 e 1,5 massimo, perché parte della potenza viene dedicata alla portante e qui non è informazionale. E quel coefficiente era, eta era A4, potenza del messaggio normalizzato, diviso 1 più A4, potenza del messaggio normalizzato, e A era l'indice di modulazione. Quindi abbiamo che l'SNR in uscita è SNR in ingresso per una costante eta, in decibel, SNR in uscita uguale SNR in ingresso in banda base, più quella costante in decibel. Ok? Ma la costante in modulo è minore di 1, anzi un numero compreso fra 0 e 1,5, e dunque l'SNR in uscita è più basso dell'SNR in banda base. Abbiamo a che fare con una retta inclinata sempre a 45 gradi, ma passerà da queste parti qui. Questa quantità è negativa. Perché l'efficienza di modulazione è compresa tra 0 e 1,5. La FM come va? L'abbiamo visto, abbiamo un andamento del genere. E lo disegno fino a un certo punto perché da qui in poi c'è l'effetto soglia. Ma abbiamo anche visto che l'FM in genere viene utilizzata con i filtri di enfasi e deenfasi. Nel qual caso si riesce a guadagnare anche qualche altra cosa e stiamo un pochino più su. E l'effetto soglia però si ha per SNR più elevato, quindi ci si arriva fino sia prima l'effetto soglia. Quindi qui abbiamo l'FM con enfasi, con filtri di enfasi e deenfasi. Ok? Quindi da questo diagramma vediamo che uno, questi formati di modulazione hanno un andamento da SNR, quindi un guadagno di modulazione che è lineare, cresce linearmente, lo vedete? Mentre invece il limite teorico cresce esponenzialmente, quindi l'andamento è molto lontano dal limite teorico. Quindi per alti SNR, dove l'andamento è esponenziale, qui siamo soltanto a lineare, siamo molto lontani dal limite. Per bassi SNR, dove l'andamento esponenziale può essere approssimato bene da una retta, vediamo che la modulazione di SNB e SSB, queste due modulazioni, sono molto efficienti perché sono vicine al limite teorico. Le modulazioni FM invece sono molto efficienti vicino alla soglia, sono abbastanza efficienti vicino alla soglia perché qui sono vicini al limite teorico. Quando invece l'SNR aumenta, le cose, l'SNR in uscita comunque migliora, ma non quanto potrebbe migliorare, ma non quanto migliora il limite teorico. Bene, detto questo, fatemi elencare rapidamente questi due parametri, il coefficiente di espansione in banda e il guadagno di demodulazione, per quei due o tre formati di modulazione che abbiamo visto.
finora. Quindi coefficiente di espansione in banda di con C sub W e guadagno di demodulazione SNR in uscita al demodulatore rispetto ad SNR in banda base per i formati di modulazione visti fino ad ora. Abbiamo visto la DSB, abbiamo visto la SSB, la M convenzionale, la FM e la PM. Bene, nella DSB è una modulazione a doppia semibanda, quindi occupa il doppio della banda del messaggio, 2W. Qui sul canale occupo 2W, il messaggio è a una banda W, il coefficiente di espansione in banda è 2. Così come la M convenzionale, perché anch'essa trasmette tutte e due semibande. La SSB, quella singola semibanda, invece è quella che occupa esattamente la banda del messaggio, cioè W, e dunque non espande la banda del messaggio. Il coefficiente di espansione è quindi pari a 1. Le modulazioni di fase invece di frequenza sono modulazioni angolari, abbiamo visto che garantiscono SNR maggiore ma a prezzo di una banda maggiore occupata sul canale. La banda occupata sul canale è difficile valutare, ma una regola RAF, rozza, che funziona è quella di Carson. 20 beta più 1, scusate, 2 beta più 1 W, la banda occupata sul canale, B con C. Quindi B con C su W è 2 beta più 1. Quindi queste modulazioni occupano molto più banda di quelle di quella occupata dalle modulazioni analogiche. Certo, dipende dal parametro beta, ma in genere si sta utilizzando una modulazione di frequenza perché vogliono essere maggiore, quindi un parametro beta abbastanza alto. E per quanto riguarda l'SNR in uscita, cioè il guadagno di demodulazione, la doppia semibanda garantisce un SNR in uscita pari a SNR in banda base, quindi non ha guadagno, 1. L'SSB ha lo stesso SNR in banda base, quindi non ha guadagno, 1. La M convenzionale perde perché parte della potenza viene allocata sulla portante. E la porzione allocata al messaggio è soltanto A quadro P con M diviso 1 più A quadro P con M. Quindi il rapporto sarà A quadro potenza del messaggio normalizzato diviso 1 più A quadro potenza del messaggio normalizzato, che è l'efficienza di modulazione eta. Per le modulazioni FM abbiamo visto che anche qui l'SNR è difficile da valutare, ma in elevati regimi di rapporto segnale-rumore l'SNR in uscita è circa uguale a 3 beta quadro potenza del messaggio normalizzato per l'FM e beta quadro potenza del messaggio normalizzato per l'APM. Ok? Sono andato un po' rapido perché sono risultati che abbiamo già ottenuti, li ho solo elencati in un'unica tabellina. Qualche domanda? Vi ricordo che lo vediamo adesso con l'esercizio. Proviamo a fare qualche esercizio. Allora, c'è un canale che attenua 90 dB.
Il rumore introdotto è gaussiano bianco con densità spettrale di potenza n0/2, è la PSD del rumore gaussiano bianco. Bene, questa quantità è uguale a 1/2 × 10⁻¹⁴ watt per hertz. La banda del messaggio da trasmettere è piuttosto ampia, 15 MHz. Il messaggio è SSL con distribuzione uniforme sull'intervallo -1,1 ed è richiesto un SNR all'uscita del demodulatore di 30 dB. Valutare la potenza trasmessa per le modulazioni AM convenzionale con A pari a 0,8 no scusate 0,5 USSD e DSBSC. Ok? Questo è il testo dell'esercizio. In questo caso è richiesto un SNR in uscita al demodulatore. Bisogna trovare la potenza minima che può garantire quell'SNR. È ovvio che se ci sono modulazioni più efficienti di altre in potenza, quelle modulazioni necessiteranno di una potenza trasmessa inferiore per avere lo stesso SNR in uscita, perché qui l'SNR in uscita è lo stesso, l'SNR in banda base è fissato, il rapporto SNR in uscita diviso SNR in banda base è il guadagno di demodulazione. Fissato questo guadagno di demodulazione, perché è fissato SNR in uscita, modulazioni più efficienti di altre richiederanno una potenza trasmessa minore. In particolare so che la M è meno efficiente, quindi dovrà trasmettere una potenza maggiore per avere questo SNR in uscita di 30 dB. Perché parte della potenza andrà alla portante, su una piccola porzione finirà sul segnale. Risolviamo questo esercizio. Intanto vi faccio notare che qui abbiamo un'equazione, l'SNR richiesto, in un'unica incognita, la potenza trasmessa. Questa è un'equazione in incognita perché l'SNR richiesto è l'SNR in uscita al demodulatore, che è una funzione dell'SNR in banda base, che è una funzione della potenza trasmessa. Quindi qui dentro SNR in uscita ci sta l'SNR in banda base, al cui interno c'è la potenza trasmessa, e quindi abbiamo un'equazione in un'incognita. Quindi è necessario calcolare l'SNR in banda base. L'SNR in banda base è la potenza ricevuta diviso la potenza di rumore, che nel nostro caso è n0W. Ma la potenza ricevuta è quella trasmessa attenuata dal canale. Ora qui attenuazione non è il coefficiente di ampiezza che sta davanti al segnale, per cui minore di 1, per cui l'attenuazione mentre qui dentro sarà il coefficiente in modulo quadro. Qui l'attenuazione è data in decibel ed è 90 dB. Quindi vuol dire che il segnale ricevuto è 90 dB più piccolo in potenza del segnale trasmesso. Quindi quelle sono perdite introdotte dal canale. Fatemelo scrivere in questa maniera.
Ok, diviso le perdite. Come detto in qualche lezione precedente, non confondete attenuazione con perdite con guadagno e non mettete quella quantità nel punto sbagliato della frazione. Ok? 90 decibel è un numero maggiore di 1, molto maggiore di 1, è 10 alla 9, è un miliardo di volte più piccolo. Non mettete quel numero al numeratore, altrimenti esce fuori che la potenza ricevuta è un miliardo di volte più grande della potenza trasmessa, che non ha senso. Quindi qui abbiamo la potenza trasmessa e al denominatore abbiamo le attenuazioni 90 dB e 10 alla 9, N0 10 alla meno 14, W 15 MHz, no, 1.5 MHz, sembra un numero molto grande, 1.5 MHz. Quindi per 10 alla 6. Quindi 10 alla 9 e 10 alla 6 fa 10 alla 15, 10 alla meno 14 fa 10, per 1 e 5 fa 15. Quindi non ho messo un'unità di misura, ma in realtà il denominatore quell'oggetto a grandezza di watt, quindi quel rapporto potenza trasmessa diviso 15 è adimensionale perché è un SNR. Ok? Quindi questo è in watt, quello denominatore non ce l'ho messa ma è in watt anche lui. Bene, detto questo possiamo risolvere l'esercizio, in particolare per la VSDSC. Ma le cose non cambiano per la SSB, sia essa U sia essa L, cioè o trasmetto la semibanda di sopra, upper single sideband, o la semibanda di sotto, lower single sideband, è comunque una single sideband modulation che ha un SNR in banda base pari, in uscita al demodulatore, pari all'SNR in banda base. Quindi queste due hanno un SNR in uscita al demodulatore pari all'SNR in banda base. Quindi per entrambe l'SNR richiesto in uscita al demodulatore, che è 30 dB, è uguale all'SNR in banda base, che abbiamo appena visto essere uguale alla potenza trasmessa diviso 15. Quindi abbiamo un'equazione incognita da cui ricaviamo la potenza da trasmettere, che è 15 per 1000, quindi 15 kW. Nel caso di modulazione M invece l'SNR, l'equazione da utilizzare è la stessa, ma l'SNR in uscita al demodulatore non è l'SNR in banda base, ma è l'SNR in banda base per eta, dove eta fa A quadro potenza e messaggio normalizzato diviso 1 più A quadro potenza e messaggio normalizzato. Quindi per calcolare l'SNR, la potenza trasmessa nel caso di modulazione M, ci serve prima quel coefficiente lì. A quadro potenza del messaggio normalizzato diviso 1 più A quadro potenza del messaggio normalizzato. E dunque dobbiamo calcolare la potenza del messaggio normalizzato. Perché l'indice di modulazione A è assegnato a 0,5, quindi A quadro fa un quarto. Ci manca la potenza del messaggio normalizzato.
Ok? Come si calcola la potenza di un messaggio, di un segnale? IDM uguale. In questo caso sì, perché il messaggio è SSL, dunque un segnale di potenza, e dunque basta calcolarne il valore quadratico medio, senza dover poi fare la media temporale. Quindi basta fare la media del messaggio al quadrato. Ma questo oggetto qui, per ogni t, è una variabile aleatoria uniforme su meno 1, 1. E quindi è l'integrale fra meno 1 e 1 della densità, un mezzo, per la variabile aleatoria al quadrato, x quadro. O se preferite, è il valore quadratico medio di una uniforme e quindi è la varianza più la media al quadrato. La varianza dell'uniforme è delta quadro a dodicesimi, dove delta è l'ampiezza del supporto. La media è 0 perché è un'uniforme compresa fra meno 1 e 1 e quindi la media è nulla. Quindi questa è anche uguale alla varianza, perché quando la media è nulla, valore quadratico medio e varianza sono uguali. Ma la varianza in uniforme già lo so, perché so già quanto vale questo integrale, è delta quadro dodicesimi, dove delta è l'ampiezza del supporto della uniforme, in questo caso 2, cioè 4 dodicesimi, cioè un terzo, e su questo sono watt perché è una potenza. Se non vi ricordate quant'è la varianza in uniforme, fate quell'integrale, perché in fondo è x quadro, il cui integrale fa un terzo x al cubo. Quindi la potenza del messaggio normalizzato è un terzo, a quadro si chiama un quarto, qui abbiamo un quarto per un terzo, un dodicesimo, diviso 1 più un dodicesimo, che fa un tredicesimo. Di conseguenza, per la M abbiamo che l'SNR richiesto in uscita al deputatore, che è 30 decibel, cioè 1000, per la M per la modulazione M l'SNR in uscita al deputatore è pari a eta per l'SNR in banda base, e cioè eta fa un tredicesimo. L'SNR in banda base è potenza trasmessa diviso 15. Abbiamo che la potenza trasmessa è da trasmettere è 13 per 15 per 1000. 15 per 13 abbiamo 195 per 1000, quindi kilowatt. Ok? La trasmette nel caso di modulazione M è molto maggiore, come detto, perché? Perché la gran parte della potenza va a finire sulla portante. Quant'è la frazione di potenza che va a finire sulla portante? Poiché la potenza totale è 1 più A4 più con M, la frazione che va al messaggio è A4 più con M. Ora A fa un mezzo, al quadrato fa un quarto, quindi già il coefficiente di indice di modulazione A divide per 4. Poi la potenza del messaggio normalizzato è un messaggio uniforme fra meno 1 e 1, quindi la potenza non è 1, è più piccolo di 1, un terzo. Quindi questo oggetto è un dodicesimo.
Quindi il totale della potenza è 1 più un dodicesimo e soltanto un dodicesimo va sulla portante, sul messaggio, quindi un tredicesimo. Quindi la potenza da trasmettere deve essere 13 volte più grande. Va bene. Qualche domanda? Se non ce ne sono, facciamo un altro esercizio. È molto simile al precedente, ma stavolta la potenza assegnata da trasmettere è assegnata e chiede di far calcolare l'SNR. In particolare abbiamo un messaggio da trasmettere la cui banda è 5 kHz. Potenza normalizzata un decimo. Banda sul canale disponibile 100 kHz. Non potete eccedere 100 kHz. Attenuazione sul canale 80 dB, PSD il rumore N0 mezzi pari a 1/2 10 alla meno 12 watt per hertz. Potenza trasmessa, quindi la potenza disponibile al trasmettitore è 10 kW. Le domande sono due. Calcolare l'SNR nel caso si utilizzi una modulazione M convenzionale con indice modulazione A pari a 0.8. La domanda B invece è: calcolare il massimo SNR ottenibile utilizzando una modulazione FM. Ok? Qui purtroppo ho direttamente scritto le variabili e le cose interessanti e utili per risolvere l'esercizio alla lavagna, già sintetizzate. In realtà molto spesso la cosa più difficile per lo studente è proprio capire dal testo le informazioni necessarie, quindi la comprensione del testo dell'esercizio. Quella è la parte più difficile. C'è un esercizio scritto in italiano spesso, lungo 3, 4, 5 righe, ma lo studente lo legge troppo di fretta o con non la giusta attenzione e non riesce a estrapolare i parametri importanti per poter risolvere l'esercizio. La prossima volta forse è meglio se lo dico a voce e poi lo faccio fare a voi, questo processo di tirar fuori le cose più importanti. In questo caso le cose più importanti erano la banda del messaggio, la potenza del messaggio normalizzato, la banda occupata, la banda massima disponibile sul canale, l'attenuazione, la PSD del rumore e la potenza trasmessa. Poi la seconda cosa da fare, una volta che è stato letto e compreso appieno l'esercizio e aver sintetizzato le variabili di interesse, la seconda cosa è chiedersi quale sia la domanda fatta al problema e cercare di capire il senso di quella domanda, se funziona e se sappiamo risolverla. In questo caso la prima domanda è: qual è l'SNR riuscito dal demodulatore per la modulazione M? Ci dà anche l'indice di modulazione.
lo sappiamo qual è l'SNR in uscita dal demodulatore, è indice modulazione dell'SNR in banda base. Quindi come prima cosa ci serve l'SNR in banda base. Ma l'SNR in banda base è la potenza trasmessa, ce l'abbiamo, per l'attenuazione del canale, quindi più piccolo di 80 dB, diviso la potenza di rumore, che è la PSD del rumore, per la banda. Possiamo calcolare l'SNR in banda base. Dobbiamo ridurlo perché è una modulazione M, quindi l'SNR in uscita è più piccolo, l'SNR in banda base, la coefficiente di proporzionalità è l'indice modulazione eta, che dipende dalla indice modulazione A e dalla potenza del messaggio normalizzato. Fortunatamente abbiamo entrambe, l'indice modulazione A e la potenza del messaggio normalizzato. Siamo in grado di calcolare l'SNR in uscita al demodulatore. Facciamolo allora. SNR in banda base è potenza ricevuta diviso N0 W, cioè potenza trasmessa diviso la tensione del canale per N0 W. Nel nostro caso abbiamo 10 kW, quindi 10 alla 4. Attenuazioni, ottava decibel, 10 alla 8. N0, 10 a meno 12. W, 5 kHz, quindi 5 per 10 a meno 3. Quindi abbiamo 8, 10 alla 3, scusate, 5 kHz, quindi 5 per 10 alla 3. 8 e 3 fa 11, meno 12 fa meno 1. Quindi abbiamo che portato al numeratore fa 10 alla 5. 10 alla 5, quindi, cioè 2 per 10 alla 3. Insomma, 2000. 10 alla 4, scusate. 2 per 10 alla 4. Perché qui c'è 10 a meno 1, c'è cioè un decimo, 5 per un decimo fa un mezzo, portato sopra fa 2, 2 per 10 alla 4. Quindi è 20.000. In decibel è molto semplice, perché 10 log 10 di 2 che fa 3, più 10 log 10 di 4 che fa 40, quindi 43 dB. Quindi un SNR molto elevato. La potenza ricevuta è 20.000 volte la potenza di rumore. Di conseguenza l'SNR per la modulazione M, che è A quadro potenza del messaggio normalizzato diviso 1 più A quadro potenza del messaggio normalizzato, SNR in banda base, è A quadro è 0,8 al quadrato, quindi è un ottavo, è 8 decimi. Per la, scusate, è 64 centesimi, perché 0,8 al quadrato, quindi 64 centesimi moltiplicata per la potenza del messaggio normalizzato, che è un decimo, è 64 millesimi. Diviso 1 più 64 millesimi. SNR in banda base. Quindi abbiamo 64 diviso 1064. Per SNR in banda base. Qualcuno ha una calcolatrice? Fate un attimo, 20.000 per 64 diviso 1064. diviso 1063. E il numero... No, dicevo, l'SNR in banda base, cioè 20.000.
moltiplicato per 64 diviso 1064. Quanto è questo numero? 160.000 diviso 133. Perché diviso 133, scusate? Sempre il numero finale. Non fatela fare a me questa. 120.3? Fate 10 log 10 di questo oggetto. Vi confermate il 120.3? Quindi è 30.8? Sì. 30.8. Come vedete, l'SNR garantito dalla modulazione AM è più basso di parecchio, sono 13 dB di meno. Ok? 13 dB significa 10 dB più 3 dB, 10 dB vuol dire 10 volte. E 3 è un altro doppio, quindi 20 volte più dB. Va bene. Questo lo cancelliamo e lasciamo soltanto... Come ce lo ricordiamo? E passiamo a risolvere il punto B. Ricordandoci che l'SNR in banda base era 20.000. Risolviamo il punto B di esercizio, cioè il massimo SNR in uscita al demodulatore qualora si utilizzi una modulazione FM. Prima di risolverlo, come al solito, facciamo una pausa, scusate, mi sono distratto. Quindi pausa e poi risolviamo questo esercizio.